Grazie mille, buongiorno a tutti quanti, benvenuti anche da parte mia a Porte Aperte in Unicamp. E come appena introdotto, io sono il professore, sarò della materia di principi di economia circolare. Ho un background come cultura, cioè almeno a livello universitario, di ingegnere, sono un ingegnere meccanico e poi mi sono anche specializzato nell'ambito dell'economia circolare attraverso un dottorato conseguito presso l'Università di Camerino, attraverso un lavoro di una resina bio e senza formaldeide che stavamo studiando in collaborazione con IKEA in Svezia. E il mio percorso è poi, diciamo, di tipo legato molto all'ambiente industriale. Sia nell'ambito delle certificazioni, dei testing e soprattutto della ricerca. E questo ha portato poi a fare delle scelte anche di tipo imprenditoriale, aprendo anche un'attività, una startup, proprio per offrire dei servizi legati all'innovazione, molto collegati ai temi dell'economia circolare. Ed è questo il tema che al terzo anno nel percorso del curriculum comune si andrà ad affrontare e è un tema molto attuale e anche molto recente, quello dell'economia circolare. Oggigiorno lo sentiamo un po' ovunque, come diceva prima il professor Catorci, è proprio nello storytelling anche della Commissione europea, questi giorni sta parlando di Recovery Fund, Plan. E uno dei temi, con quello legato all'industria 4.0, uno dei temi principali è anche proprio quello dell'economia circolare. E il punto di partenza qual è? Che noi fino adesso, almeno la mia generazione, la generazione precedente, ha basato un modello di produzione su un modello di economia lineare, cioè un modello che ha come punto di partenza l'estrazione delle materie prime, il proprio utilizzo per produrre dei beni, senza tenere in considerazione che poi le risorse sono limitate, non sono limitate, e sia in termini materici, sia in termini di energia, sia in termini di risorse idriche, sia in termini poi di quelle che possono essere anche le abitudini che tutti noi come cittadini abbiamo. Non soltanto a livello di produzione industriale. E questo ha generato il fatto che siamo pieni di rifiuti che non vanno a alimentare nuovamente il sistema, ma sono proprio, si parla di fine vita. Perché fine vita? Perché poi non viene concepito un nuovo riuso, riutilizzo, riciclo. E quindi ci ritroviamo, guardando queste immagini, con magazzini quindi prodotti obsoleti, fondali pieni di plastica, e poi andiamo appunto che altro a non riutilizzare quelle che potrebbero essere delle materie che non più prime, ma potrebbero essere secondarie, che potrebbero essere utilizzate, se guardiamo anche a livello statistico quello che sono i dati. E negli ultimi 50 anni abbiamo triplicato l'estrazione delle materie prime. Questo sicuramente è imputabile a quelli che sono anche gli utilizzi a livello industriale e soprattutto, come dicevamo prima, nell'utilizzo delle materie, nell'utilizzo delle risorse idriche, delle energie, che poi non sono soltanto rifiuti, sono anche emissioni. Ciò porta a cambiamenti a livello anche nella biodiversità, tutti gli aspetti che voi andrete anche a studiare, ad affrontare, e ci sono forti impatti. Quindi tutto ciò poi prendendo anche in considerazione quello che è anche lo scenario attuale. Noi veniamo da un anno complicatissimo, un anno in cui, come si diceva prima, siamo più abituati a vedersi via web, a stare più in casa, però nel contempo,
certi aspetti stanno accadendo ugualmente, c'è crescita demografica a livello internazionale, i cambiamenti climatici non si stanno arrestando, l'hanno detto poc'anzi, le risorse sono limitate. Ci troviamo, e ci siamo appunto resi anche quest'anno conto, in mercati che sono sempre più globali, anche se c'è un ritorno in questo ultimo anno di pensamento a avere una cultura più locale anche a livello industriale, però dobbiamo tenere presente che ci sono tanti fattori di rischio che per forza di cose ci devono far pensare che non possiamo andare avanti, come diciamo prima, con l'idea che abbiamo delle risorse infinite, ma dobbiamo cercare di capire come tutelare noi e le generazioni future. E quindi per questo è che si è introdotto il concetto di economia circolare, in un concetto appunto che da una logica, come abbiamo visto prima, di un flusso lineare, si va verso un'ottica circolare. Ok, abbiamo sempre un punto di partenza che può essere l'estrazione delle materie prime, perché in certi casi è doveroso utilizzare delle materie che sono prime, però nel loro utilizzo possiamo partire ad esempio da legnami che sono provenienti da delle foreste gestite in maniera sostenibile. E poi possiamo iniziare a progettare i nostri prodotti pensando che questi prodotti poi avranno sì un fine vita, ma possiamo pensare che potranno essere disassemblati in maniera poi che il fine vita di un prodotto può essere suddiviso in tanti sottoprodotti che andranno poi riutilizzati, riciclati. E poi anche nelle stesse fabbriche, nelle stesse produzioni ci sono delle etiche, dei comportamenti, delle modalità di gestione a livello di tutela proprio ambientale, quindi con più attenzione a quelli che sono i consumi di energia, consumi idrici, gli impatti, quelli che vengono chiamati anche di carbon footprint, cioè quant'è l'impronta di un prodotto, di un processo, di un servizio in termini di CO2. Questi sono aspetti sempre più importanti che le aziende stanno tenendo in considerazione. E poi la distribuzione, distribuzione che può essere fatta su gomma oppure in un altro modo. Cominciamo adesso anche pensando anche a una catena di fornitura che può essere anche locale. Poi consumo, uso, utilizzo, riparazione. Questi sono aspetti fondamentali perché tanti prodotti, se appunto progettati bene, possono essere anche riutilizzati e riparati. E poi la raccolta, che è importante perché chiaramente tutti noi, poi vedremo anche successivamente una slide, ci dobbiamo rendere conto in primis come cittadini di come dobbiamo comportarci. E ci vogliono centri di raccolta anche differenziati per quelli che sono i vari destini a fine vita, di come dicevo prima, di materiali, componenti che compongono il prodotto. A tutto ciò, al concetto di economia circolare, non si è arrivato, abbiamo detto che è recente come terminologia che viene utilizzata, perché si è iniziato ad utilizzare dal 2013-2014, però è stato chiaramente un percorso e anche qui c'è della letteratura, c'è della teoria, ci sono degli aspetti per capire come si è arrivati alla genesi di questa terminologia e ci sono comunque concetti che si parla di civile industriale, si parla di chiusura di un ciclo, si parla di partire dalla culla alla tomba per invece per parlare di culla alla culla, con l'ottica sempre di economia di circolare. E poi si parla anche di biomimesi, cioè noi possiamo anche imparare, trovare delle soluzioni dalla natura stessa, perché la natura spesso ci può suggerire anche degli aspetti, anche all'industria può suggerire, però ci vuole la conoscenza di per sé di quella che è i comportamenti della natura. Qui quindi andremo a trattare tutti questi temi. Quello che attualmente è il modello più utilizzato, più conosciuto, è quello che propone una società che si chiama L. McCarthon, è una fondazione in realtà, una società, che ha concepito sempre. Diciamo, si parte sempre da un punto di partenza, come dicevo prima, di estrazione delle materie prime, di produzione di componenti, produzione di prodotti, distribuzione, però tutto questo lo concepisce con due tipologie di cicli. Uno
un ciclo biologico, cioè quindi tutto ciò ha a che fare con la natura, con la possibilità di compostaggio, con invece, diciamo, non in opposizione, ma parallelamente c'è un ciclo tecnico. E allora questi due, che sono quelli, il ciclo tecnico è tutto ciò che invece la natura di per sé non riesce da sola ad assorbire, però questi due cicli che possono coesistere perché portano tutti appunto alla produzione di beni e prodotti all'interno possono generare tanti piccoli sottocicli che rendono più virtuoso quel flusso che troviamo in mezzo lineare. E tutti questi piccoli cicli sono anche delle opportunità, se lo guardiamo in ottica col termine economia, perché qui parliamo di economia circolare, cioè dobbiamo essere virtuosi, dobbiamo essere sostenibili, ma anche dal punto di vista economico. E questo può essere la generazione di nuovi business in maniera virtuosa, perché andiamo a contribuire a dare un beneficio all'ambiente. Il corso cosa vuole trasmettervi? Perché è questo che è anche importante capire quali sono anche le finalità di quello che noi possiamo vedere dal punto di vista di teorico, e poi vedere anche quelli che possono essere delle finalità, delle ricadute che poi facendo questo percorso di studi potete trovare beneficio. Innanzitutto, il primo, tutti noi siamo dei consumatori, quindi possiamo essere esperti di economia circolare, di arredo, di prodotti legati all'industria del food o quello che è, però tutti quanti noi in primis siamo dei consumatori. Questa è la prima responsabilità che noi ci troviamo di fronte quando andiamo a fare un acquisto, quando andiamo a dismettere un prodotto. E quindi questo è il primo aspetto importante, che è quello culturale come consumatore di diverse tipologie di prodotto, perché tutti noi ci troviamo di fronte anche quotidianamente a poter contribuire a migliorare quello che è l'ambiente, però a volte ci troviamo anche in difficoltà. Io penso che tutti noi a casa facciamo la raccolta differenziata e ci proviamo perlomeno, perché a volte non sappiamo neanche, prendendo un prodotto in mano come questo, diciamo, questo qui, dove lo devo buttare? Devo buttare all'utilizzo quello che chiamiamo il secco, quindi la raccolta indifferenziata, oppure nella carta, oppure nella plastica. Questo è un prodotto Tetra Pak, comunemente utilizzato come materiale su più prodotti a largo consumo, e se lo guardiamo già ci comunica diverse informazioni questo prodotto, però noi non sappiamo effettivamente dove lo dobbiamo buttare, se carta, plastica o indifferenziato. Vediamo delle etichette, c'è scritto FSC, c'è scritto misto, e queste potrebbero essere fuorvianti, perché magari molti di noi non sanno cosa vuol dire FSC. FSC è la certificazione per la gestione corretta e delle foreste. Quindi misto non vuol dire che è misto perché deve andare in un'indifferenziata perché è misto, ma misto vuol dire che c'è un utilizzo di materiali riciclati che è di tipo misto, non è soltanto carta che proviene da foreste e quindi è materiale vergine, ma è misto anche con materiali di riciclo. Queste informazioni con cui noi ci troviamo davanti come consumatori, perché la molteplicità poi di prodotti che possiamo, con cui interagiamo è complessa di per sé. E attraverso questo corso, oltre ad avere delle conoscenze basilari su quelle che possono essere appunto le informazioni legate ai prodotti che noi utilizziamo come consumatori, poi abbiamo anche l'ambizione, come c'era scritto anche nella slide, di fornire delle conoscenze e formare delle persone che possono diventare dei tecnici gestori dei sistemi di gestione ambientale o di esperti anche di prodotto dal punto di vista ambientale. E allora ci sono tanti strumenti che già possono essere utilizzati, che rientrano nei concetti appunto del Green Deal europeo, che sono riconosciuti a livello comunitario, che permettono di fare anche delle quantificazioni di quelli che sono gli impatti ambientali. Il più comune è quello che viene chiamato life cycle assessment, ovvero la valutazione del ciclo di vita di un prodotto o di un servizio. Quindi si va a studiare proprio dal punto di vista ambientale qual è l'impatto ambientale di questo prodotto nell'ambiente. Quello che prima dicevo anche di carbon footprint, proprio l'impronta di carbonio di un prodotto, di un processo.
E qui sono elencate diverse possibilità, come anche la responsabilità estesa di un produttore sul fine vita di un prodotto, che per alcuni prodotti esiste, come per gli elettrodomestici, per altri prodotti come il mobile non esiste. O quelli che sono anche i criteri, perché ci sono dei criteri ambientali che anche la pubblica amministrazione già sta richiedendo. Quindi, proprio la certificazione ISO 14000 per la gestione corretta di un'azienda. Tutti questi aspetti, appunto, ci portano già a un gradino superiore, quindi da essere consumatori a essere dei tecnici, cui co sappiamo, conosciamo, possiamo fare delle valutazioni, e poi possiamo inserirci in quello che veniva ricordato prima, anche in quello che è lo storytelling europeo, cioè che il fatto che si sta investendo l'Europa su questi aspetti e investimenti che sono per da qui 2021 fino al 2027. Di circa 1.000 miliardi di euro per attività collegate all'economia circolare sono tante. Le sfide che ci sono complesse e vanno appunto dagli aspetti tecnologici, dagli aspetti sugli impatti ambientali, sugli aspetti legati a concepire in nuovo modo servizi e prodotti e anche ricerca sui materiali. E questi aspetti qui devono essere presi in considerazione. Necessitano di trovare anche delle soluzioni e quindi è quello che diciamo, stiamo parlando di qualcosa che è recente, qualcosa che è nuovo come concetto di economia circolare, quindi c'è spazio per creare tanti piccoli circoli. Quello che è importante però, e questa è la slide finale, e riparto da quello che ho già detto, che in primis noi siamo dei cittadini. Quindi quello che è l'obiettivo anche del corso è cercare di dare delle conoscenze basiche che permettano poi nella vita anche di tutti i giorni di saper meglio interpretare anche qual è il nostro dovere. E poi è chiaro che se da questo dovere si riescono a trasferire degli strumenti e da questi si riescono a generare questi nuovi cicli, nuovi business che possono essere colti, quello porterà giovamento a voi, a tutti quanti noi. E quindi questa è l'ambizione della materia che andremo a insegnare, del corso, e sarà un piacere poter condividere questi aspetti con voi. Grazie mille e per qualsiasi domanda chiaramente sono qua a disposizione.